Ed eccoci ancora in diretta, Mattina Live, Matteo Volpe, Roberta Giuffrè, grazie di essere ancora con noi e seguirci tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. Siamo in un momento particolare, Roberta, abbiamo un collegamento con Palermo perché oggi purtroppo si sta organizzando quello che è un ricordo che fa ancora molto male. Dopo 37 anni, parliamo dell'omicidio di Claudio Domino, e dopo tutti questi anni ancora non si è fatta chiarezza, ma si sta facendo una commemorazione proprio a Palermo, giusto, davanti, Roberta? Davanti la lapide sia l'Istituto Ignazio Florio San Lorenzo, quindi adesso andiamo in collegamento con Angelo Sicilia, il direttore artistico del Teatro dei Pupi Sicilia, che comunque anche era amico quando erano bimbi del povero Claudio, e con la nostra collega Lilia Ricca. Vediamo se l'abbiamo in collegamento. Eccoci Angelo, buongiorno. Eccoci. Ci senti? Buongiorno. Vi sento. Saluto anche la collega Lilia Ricca, grazie per la collaborazione. Sì, buongiorno. E allora, Roberta. Angelo, raccontaci. Raccontaci chi era Claudio. Allora, Claudio era un bambino che quando è stato ucciso aveva 11 anni, quindi vi lascio immaginare che cosa poteva essere un bambino di 11 anni, un bambino senza freni, perché era un ragazzo molto molto divertente, molto giocoso, come tutti i bambini della sua età. Claudio era proprio un bambino e noi oggi, in questa prima delle due giornate di commemorazione di Claudio, perché l'omicidio è avvenuto il 7 ottobre, noi oggi ci stiamo impegnando per ricordare in modo diverso Claudio dopo 37 anni dal suo omicidio, perché la famiglia Domino ci ha chiesto di fare una rappresentazione dell'opera dei Pupi Antimafia, che è il nostro ciclo di rappresentazioni proprio dedicate alle vittime della mafia, proprio questa volta incentrata su Claudio. Quindi noi stamattina, in questa prima di questo spettacolo, racconteremo proprio la storia di Claudio, così come ce lo ricordiamo noi. Tu hai vissuto, giustamente, hai conosciuto il piccolo Claudio, quindi chi meglio di te può raccontare questa storia? Ma so che all'inizio non hai voluto mettere mano proprio a questa vicenda, sono stati proprio loro, i genitori, a chiederti di creare un'opera d'arte su questa tragedia immane, è vero? Noi, sì, è vero, era una cosa talmente dolorosa per tutti noi che io onestamente non ce la facevo a scrivere qualcosa su Claudio, anche se lui è stato sempre presente nella nostra produzione teatrale antimafia. Però, ecco, sono stati i familiari di Claudio che l'estate scorsa mi hanno chiesto che era arrivato il momento di fare qualcosa, quindi di armarci di coraggio e scrivere proprio la storia di Claudio con i nostri pupi per rappresentarla, superando questo dolore veramente grandissimo che ci ha accompagnato finora in questi 37 anni. L'organizzazione in questo momento a che punto è? Cioè, noi cosa riusciremo a vedere lì, perché siamo in diretta? A che ora cominciate? Che cosa avverrà? Perché so che appunto la scuola si sta muovendo e sta facendo qualcosa di bellissimo per ricordare proprio Claudio Domino. E non dimenticare. Sì, noi siamo in questo momento nella sede dell'Ignazio Florio, nella sede nuova, dove abbiamo montato il nostro teatro, il nostro palco, mentre nella vecchia sede dell'Ignazio Florio, dove c'è la lapide che ricorda l'omicidio di Claudio, ci sono altri studenti che in questo momento stanno commemorando assieme ai genitori di Claudio, stanno commemorando il bambino. Però loro adesso vengono qui e vedranno assieme a tante altre delegazioni di studenti della città, vedranno questo spettacolo. Benissimo, io leggo che loro faranno anche volare in cielo una lettera che hanno scritto per Claudio. Esattamente, sono gli studenti della scuola Borghese, che sono un'altra scuola del quartiere, per cui c'era questo primo momento che poi si concluderà qua all'Ignazio Florio con la rappresentazione loro. Ok. Capisco, benissimo. Quindi tu questo spettacolo, una volta che lo farai in questa occasione, poi lo porterai in giro per la Sicilia, potremo vederlo anche noi in altre situazioni, in altri teatri, insomma in altri posti? Noi abbiamo intenzione di farlo tante volte questo spettacolo, perché è una storia che si deve conoscere bene, tutti devono conoscere questa storia, sia quelli che hanno ormai una certa età e che se la sono dimenticata,
sia soprattutto i bambini e i giovani di oggi, per capire che la mafia è una cosa che da allontanare definitivamente e cacciare via questo alibi della mafia, che qualcuno continua a dire che ha fatto delle cose buone e non toccava i bambini e le donne. Sì, sì. Ma la violenza è da condannare per tutti i casi, ma soprattutto contro i bambini, ecco, una cosa che non si deve fare. Per cui questo spettacolo noi lo facciamo proprio per non perdere la memoria, come diciamo sempre, e soprattutto per fare in modo che si riapra una volta per tutti il caso Claudio Domi, perché non è mai stato celebrato un processo. Assolutamente sì. Che quest'opera teatrale serve anche minimamente per fare ragionare chi di competenza, per poter finalmente avere il coraggio di aprire e riaprire questo caso ancora misterioso. Assolutamente misterioso, sì. Il più misterioso fra tutti gli omicidi di mafia che abbiamo avuto in tutti. Sì, perché dal punto di vista giudiziario appunto non abbiamo alcuna risposta, quindi continuiamo noi a ricordarlo così, in questo modo. Grazie, Angelo, anche a te. Quando vorrai, insieme ai genitori, se vuoi, ci sono 3 poltrone nel nostro studio di Mattina Live, sei invitato per parlarne, per cominciare, insomma, continuare questo percorso, perché prima o dopo si spera che si abbia una risposta in questo caso, che davvero è purtroppo è unico nel suo genere e non dovrebbe mai esistere, insomma, come ben sappiamo. Ti ringrazio, buon in bocca al lupo per lo spettacolo e che sia appunto di buon auspicio per una risposta a tutto questo. Grazie, Angelo, e grazie a Lilia Ricca. Grazie. A presto.